Buonasera, siamo tornati dopo la pausa natalizia delle festività ai nostri soliti webinar artistico, culturali, diciamo così, non posso più dire soltanto scientifici, che sono legati a un progetto che stiamo portando avanti nell'ambito dei laboratori di ricerca dell'Università Federico II di Napoli. Io dirigo un laboratorio che si chiama Intelligence Security, però in realtà questa attività si estende ad un grande progetto di comunicazione e di confronto su vari ambiti della cultura contemporanea. Ha avuto un parziale successo anche grazie a questi periodi duri di Covid che ci hanno costretti a stare a casa. A noi, per esempio, hanno tagliato la possibilità di fare un certo numero di conferenze, diciamo, in diretta. Per i libri che abbiamo scritto ultimamente, l'anno scorso un anno intero senza né lezioni universitarie né conferenze, e questi webinar sono stati in qualche modo il succedaneo di questa attività scientifica e culturale che svolgiamo. Questa sera abbiamo, posso dire, il piacere e l'onore di avere Flavio Caroli con noi, notissimo critico d'arte, posso dire, dico giusto se dico critico d'arte, sono preciso, studioso d'arte, come posso dire? Storico dell'arte. Storico dell'arte, storico dell'arte, e presentiamo un libro, eccolo qua, lo faccio vedere, un libro bellissimo, io l'ho letto durante le vacanze, nell'ambito delle ridotte competenze che ho rispetto a questo tema, però il libro mi è piaciuto moltissimo perché tratta i sette pilastri dell'arte di oggi. Però in realtà è come se ci accompagnasse tramite le opere d'arte nel pensiero della modernità. Ed è per questo mi è piaciuto, anche passando attraverso autori che conoscevo poco e che ho imparato a conoscere dalla lettura, dentro contenuti veramente, dal mio punto di vista, affascinanti, perché appunto sono, è come se uno entrasse nel mondo che verrà nel futuro, passando attraverso le opere d'arte, che è una cosa fantastica, bellissima. Il libro è scritto, tra l'altro, secondo me, molto bene, con espressioni, diciamo, attraenti, ecco così, che ti colpiscono. Quindi questa sera presentiamo questo libro. Un'altra cosa che mi appassiona del libro è il numero 7, te lo dico, Flavio, perché io personalmente ho fatto un grande studio sul numero 7, Davvero. sì. Per un fatto semplicissimo, che abbiamo una teoria nell'ambito del laboratorio di ricerca che si rifà previsionale, che permette di fare previsioni scientifiche, anche fenomenologiche, e si basa sulle catastrofi semplici di Thorne, la teoria delle catastrofi di Thorne. Ora, le catastrofi semplici di Thorne sono sette. Sono solo, Thorne sosteneva che c'è solo la possibilità di avere sette catastrofi semplici. L'ottava sarebbe una catastrofe generale, complessa, una distruzione totale, l'avvento del caos. Allora noi su questa ipotesi del numero 7, le sette strutture conservative, le strutture dissipative, eccetera, abbiamo costruito un'intera teoria sulla complessità che stiamo sperimentando anche nel laboratorio. Quindi sul numero 7 abbiamo fatto uno studio abbastanza approfondito. E quindi quando ho visto i sette pilastri, siccome noi parliamo di sette strutture conservative, quando ho visto i sette pilastri sono rimasto attratto notevolmente dal titolo stesso del testo. Io lascio a voi, non so chi parlerà, forse Marco farà da conduttore su questo dibattito, riservandomi come sempre di intervenire in modo tale che questi incontri siano più che conferenze vere e proprie, siano più che piuttosto in comunicazioni, incontri, discussioni, dibattiti su temi come questi, in questo caso sulla presentazione su questo libro, ecco, su questo bellissimo libro. Quindi Marco, do subito a te la parola e tu aprirai Grazie. questo incontro. Grazie Alessandro, questa Ah, è la seconda. scusate, dico a Simone e a me e anche a Marco, quando non parliamo, chiudiamo il microfono, perché sennò c'è un riverbero molto forte quando parlano gli altri. Vai, Grazie, Marco. certamente. E questa è la seconda occasione che
mi corre insomma l'onore e la fortuna di presentare questo libro, appunto, scritto, l'ultimo libro scritto da Flavio, che è anche il mio maestro. Insomma, io così l'ho potuto seguire dalle pagine quasi manoscritte, e devo dire che sempre sorprendente cosa si riesce a scoprire, insomma, dal suo pensiero. E adesso io non voglio togliere minimamente neanche un minuto alle immagini che tu potrai mostrare al pubblico, e quindi lascerò insomma due interventi, un piccolo spazio per un intervento finale mio e semmai di Simone, per così dare una traiettoria, un indirizzo a un futuro possibile o qualche altra, come dire, riflessione, ipotesi di lavoro. Ecco. Grazie ancora e una buona intervento. Dunque, adesso chi parla? Ecco. Lui, Adesso Simone, lascerei Simone. Simone. Sì, allora un brevissimo saluto anche da parte mia. Ecco, ringrazio Flavio che era stato ospite ad Ancona per una presentazione lo scorso 17 dicembre, che appunto ha riscontrato una grande attenzione da parte del pubblico presente. E chiedo semplicemente ad Alessandro di proiettare quel materiale che avevo mandato per email ecco, poco fa, che sono ecco, le slide, che sono ecco, un file PDF che ti ho mandato sulla posta quella tua istituzionale ecco, con tutto il materiale che ecco, supporta la presentazione. Poi quando Flavio ti darà ecco, le indicazioni ecco, di cambiare le immagini, così ecco, anche chi segue da casa potrà ecco, avere bene chiaro ecco, le immagini delle opere di cui stava parlando. E a questo punto ecco, ringrazio Flavio di aver accettato l'invito e chiaramente Alessandro di ospitare questa presentazione, e passerei la parola a Flavio per iniziare l'esposizione. Tocca a me, dimmi, vado io. Ecco, no, allora, due parole proprio attaccandomi a quello che diceva Alessandro precedentemente, cioè sui numeri. I numeri e la numerologia, io ci credo. Voglio dire, io non so bene, nessuno sa bene in realtà quale sia la scientificità di tutto questo, però fatto sta che c'è della verità. Insomma, per esempio il numero 7, sai, a me è tornato in testa continuamente, mentre scrivevo il libro e anche prima. Insomma, alla fine mi sono reso conto che facendo i conti di quanti erano questi pilastri, erano proprio 7, e quindi suppongo che ciò non sia casuale. D'altronde, io ho scritto un libro intitolato 37, Il mistero del genio adolescente, proprio raccontando la morte dei divini fanciulli dell'arte, della letteratura e della musica a 37 anni. Voi guardateci, fateci caso, Van Gogh, intanto Raffaello, Parmigianino, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Majakovskij, Mozart stava per arrivare a quella soglia e si è fermato un attimo prima. Insomma, i 37 è una specie di asticella sulla quale sono caduti i divini fanciulli. Insomma, quelli che hanno avuto in dono la grazia fin dalla giovinezza. Quindi questa cosa dei numeri, secondo me, è da prendere molto sul serio, ecco, non è affatto uno scherzo. Allora, prima di tutto, perché ho scritto questo libro? L'ho scritto proprio per questo. Proprio poco fa Alessandro diceva che insomma gli era piaciuto, ecco, comunque lui pensa che sia interessante vedere il futuro attraverso, e lui ha aggiunto qualcosa. Ecco, io aggiungo, dico questo, sostituisco la parte che ha detto lui con vedere il futuro attraverso il passato, cioè il passato è un filtro inevitabile che ci conduce a quello che siamo oggi e a quello che saremo domani. Nella fattispecie è un passato ridotto, insomma, cominciamo in sostanza con la seconda guerra mondiale, ma è pur sempre un passato. E allora, perché ho scritto questo libro? Per questo, perché insomma, diciamo la verità, verso l'arte contemporanea c'è un sospetto diffuso. Ecco, quando si dice arte contemporanea, insomma, c'è già qualcosa per cui la gente si mette sulla difensiva. È un errore, perché l'arte contemporanea vuol dire esattamente quello che noi siamo, è lo specchio della vita, ed è della nostra vita, ed è
comporta la risposta, insomma, ai grandi interrogativi, ecco, che la nostra vita oggi comporta, e oltre al fatto proprio alle contingenze, che sono indubbiamente stupefacenti. Insomma, per esempio, quel quadro lì che tu hai mostrato della copertina del libro, il gemello di quel quadro, che è stato dipinto da un artista americano che io conoscevo e che è morto a 27 anni. Il gemello di quel quadro lì è stato venduto a giugno a 92 milioni di dollari. Voi capite, qui siamo insomma, per certi versi, nel paradosso. Ecco, e bisognerà pur cercare di vedere, insomma, fino a che punto i valori dell'anima, diciamo così, si pareggiano, ecco, con i valori del mercato, con i valori finanziari e via dicendo. Cioè, il mondo comporta anche dei paradossi, non dico delle contraddizioni, ma dei paradossi, ed è nostro dovere, insomma, in qualche modo indagarlo. Infatti, io parto col mio libro proprio da un grande artista americano, si chiama Jackson Pollock. Adesso io non so se riusciamo a mettere le immagini mentre lo dico, ecco, vediamo se compare. Jackson Pollock, sul quale, che appunto è una leggenda, insomma, sul quale sono stati fatti film e via dicendo, ecco, io sono sempre in attesa di vedere, perché è molto indicativo l'immagine che vedremo. Eh sì, Alessandro, se potevi proiettare la prima immagine del file. Ecco, riusciamo a vederla. Ecco, spero che arrivi. Insomma, Jackson Pollock, intanto io vado avanti col discorso. Jackson Pollock è stato fondamentale proprio per la cultura del nostro tempo, proprio perché ha introdotto l'idea del caos, che è un'idea fondamentale evidentemente nel nostro tempo, l'ha introdotto nella cultura contemporanea. Dopo sarebbe arrivata, appunto, sarebbe stata scritta la teoria del caos, insomma, tutto quello che è venuto in seguito, ma lui proprio l'ha immessa, ecco, nell'arte. Se riuscissimo mai a vedere l'immagine, io sarei un po' più. Sentiamo Sta se arrivando? riesco. Sta arrivando. E chissà perché non Perché viene. questo lo può fare l'amministratore, quindi C'è un credo collegamento, c'è un, Alessandro. no, c'è un problema di collegamento o no? No, perché se no, casomai prendiamo il libro Noi e naturalmente da. possiamo mostrare Ecco, l'immagine dal intanto libro, hai fatto mostriamo tempo. intanto l'immagine dal libro, ecco. Allora, tiro fuori Pollock. Vado su No, è direttamente. la prima immagine. No, Jackson Pollock, appunto, comincia a dipingere verso la Questa. prima, eccola qua. Guardi, io adesso vi faccio. Ecco, forse ci Ah, arriva. forse ci siamo. Insomma, questa è la pandemia che ci induce, no, però ancora non si vede nulla. Vabbè, allora la mostriamo Allora, così. intanto io faccio vedere questa Questa è la videocamera, quindi basta questa avvicinarlo lì. immagine, ecco, Esatto, eccola lì, eccola sì. lì. Questo è uno dei celeberrimi, insomma, quadri di Pollock, eseguiti con la tecnica, del dripping, cioè della colatura del colore sulla tela. Ma Pollock comincia prima, Pollock comincia il grande momento di svolta, insomma, è nel 1943, e qui proprio c'è una delle grandi magie di fronte alle quali ci mette la storia dell'arte di quando in quando, sul fatto che questo anno, 1943, l'anno in cui nasce l'informale al di qua e al di là dell'Atlantico. Pollock a New York, tutto questo avviene grazie alla grande collezionista Peggy Guggenheim. Io non riesco a capire però se l'immagine verrà No, o no. sentiamo Alessandro che Ecco, forse ci può dire proviamo a sentirlo qualcosa. intanto, sì. Sì, Alessandro, tu ci dici qualcosa rispetto alle immagini che sono arrivate o possiamo proiettarle noi? Non ti sentiamo, No, no. Forse c'è un problema di sì, collegamento. forse. In questo momento hai l'audio disattivato.
E non ti sentiamo. No. C'è un problema, non si apre il file che mi avete mandato. Quindi sto cercando di aprire il file che voi mi avete mandato. Ah, ancora non è. Beh, insomma, vabbè, Vabbè, la non è scommessa aperto, di... quindi appena lo apro vi trasmetto tutte Bene, le bene. Allora la slide, però scommessa... purtroppo quel file non si apre. Non so perché, l'ho scaricato ma non si apre. Adesso Accidenti. riprovo. Forse ci vuole qualche altro programma. Ok, dice che forse ci Ci vuole... vuole un programma ecco, particolare, però stiamo Ci vedendo. vuole forse un programma particolare, dice Marco, ma insomma va bene. Io vado avanti, la scommessa è questa, fare vedere le cose senza vederle. Speriamo di riuscirci. Allora, nel 1943, in questa New York appunto di guerra, arriva, c'è Peggy Guggenheim che è tornata, lei ha vissuto anni bollenti, diciamo così, a Parigi ed è tornata a New York. E a New York ha aperto due gallerie. Una galleria di arte figurativa, il che fondamentalmente vuol dire di arte surrealista, cioè dei suoi amici di Parigi, fra cui Max Ernst, che fra l'altro sposa proprio in questi stessi mesi, e una galleria di arte astratta. Ecco, Peggy Guggenheim però ha un intuito, insomma, ha un intuito fondamentale, che capisce la qualità delle persone e la qualità, dell'arte. In un certo giorno, ecco, questo è il copertina. È venuta la copertina del libro, quindi deduco che si stia aprendo il file anche. Peggy Guggenheim, io ho conosciuto Peggy Guggenheim. Allora, intanto vi Faccio racconto un episodio. scorrere in modo tale che tu mi dici quale slide vuoi vedere. Non ho capito Sì, tu. quale slide? La Successiva. prima, la prima, la prima, la prima che viene mostrata, che è appunto quella di Jackson Pollock. Intanto io racconto di Peggy Guggenheim mentre voi lavorate. Io ho conosciuto Peggy Guggenheim proprio negli ultimi mesi della sua vita a Venezia. Sono talmente vecchio, ecco, che l'ho conosciuto in una, allora, cena a Venezia sul Canal Grande, insomma, a casa di qualcuno sul Canal Grande. Si parlava della Biennale e il pittore San Tommaso, il celebre pittore San Tommaso, mi porta da lei, che era seduta su una poltrona. Insomma, regalmente, ecco, su una poltrona e mi dice parla e io cerco di comunicare con lei e tento di parlare di Jackson Pollock, appunto, però capisco che insomma non gliene importava, non aveva alcuna voglia di parlarne. Cito Max Ernst e non ottengo alcuna attenzione, ma casualmente in quei giorni lì io ero stato a Parigi dove avevo mangiato una eccellente zuppa di, come si dice, moule di cozze in un ristorante. Ed è venuto il discorso, insomma, e l'ho citato. E a questo punto ho visto Peggy Guggenheim alzare le antenne, alzare le orecchie e dimostrare, ha voluto sapere tutto, insomma, dove era il ristorante, eccetera. E lì io ho capito, ecco il punto è questo, che la formidabile intuizione, ecco, di questa donna, il formidabile appetito, ecco, appetito di cozze, naturalmente, appetito di uomini, di esseri umani, ecco, lei è stata una formidabile, insomma, interprete. E identificatrice, ecco, del talento degli uomini e istinto per i quadri, perché Peggy Guggenheim un certo giorno ha detto: io d'ora in poi ogni giorno comprerò un quadro e quello ha fatto, e da ciò deriva la sua formidabile collezione di Venezia, insomma, quello che ha messo insieme nella vita. Allora, nel 1943 Peggy Guggenheim presta attenzione, tende l'orecchio appunto a quello che accade, le sue gallerie erano uptown a New York, tende l'orecchio a quel che accade downtown. E in verità quello che accade downtown è straordinariamente importante perché sta nascendo il gruppo dei pittori cosiddetti
dell'espressionismo astratto. Si discute a lungo fra di loro anche se usare appunto questa intitolazione, diciamo così, al loro movimento, e lei particolarmente capisce con le qualità del giovane Jackson Pollock. Per cui in questi giorni lei sta cambiando appartamento e c'è un grande atrio. E ordina, commissiona a Jackson Pollock un grande murale, così viene, si definisce, in realtà sarà una tela, per l'ingresso appunto della casa. E quello che è straordinario è che a questo punto noi abbiamo le testimonianze, di Peggy Guggenheim, che dice: ma è molto strano, perché Pollock veniva a casa, no, in casa, si metteva davanti alla tela e per mesi non ha fatto nulla. Poi improvvisamente, in una notte, soltanto, ha risolto l'opera. Poi abbiamo la testimonianza di Pollock stesso, che scrive al fratello e dice: oggi finalmente abbiamo montato la tela, la maledetta cosa, dice lui, the damned thing in inglese, eccitante come tutto l'inferno. E quello che dipinge, ecco, adesso qui tocca a me proprio cercare di farvi vedere quello che ha dipinto, è proprio in qualche modo l'inferno, perché è questa gigantesca tela, appunto, rappresenta come delle fiamme, delle fiamme, che interrompono lo spazio, capisce? Per cui è finita l'idea dello spazio rinascimentale, l'idea inventata a Firenze da Brunelleschi, la misurazione dello spazio, la signoria, ecco, diciamo, dell'uomo, sullo spazio, e invece ci si imbatte, si sbatte, la testa e l'occhio contro un muro, che non ci permette, ecco, che vi facciamo vedere, l'immagine, insomma, non è esattamente questa, ma poi parleremo anche di questa, capisce? Per cui finisce, ecco, finisce l'idea del possesso dell'uomo del mondo e comincia invece l'idea del caos, appunto, dell'uomo che si perde in qualcosa che non riesce più a padroneggiare. Qui nasce l'informale americano. Pollock poi lo evolverà, questa idea, con l'uso, appunto, della pratica dell'action painting. E quello che abbiamo visto è forse il suo capolavoro di action painting, si chiama Pali Blu, e questo quadro, Pali Blu, perché sono i pali, insomma, di una foresta, e questo quadro è proprio una specie di anticipazione, di previsione della sua morte, perché Pollock, trasferito, a questo punto si era trasferito a Long Island, tutti i giorni faceva una corsa in macchina sfrenata, velocità sfrenata, lungo una foresta, bevendo emozioni, insomma, bevendo l'energia. Ecco, diciamo così, è la vertigine, appunto, dello spazio e della natura, appunto, e finché, appunto, e dipinge, appunto, Pali Blu. 4 anni dopo, in un certo giorno, carica in macchina due signore, una che è la sua fidanzata, diciamo così, e una sua amica, fa la sua solita corsa e probabilmente volontariamente va a sfracellarsi contro uno di questi alberi. Fino a poco tempo fa c'era ancora qualcuno che ricordava un clacson che non cessava di suonare. Io poi qualche sera fa ho visto in televisione anche le foto, e non le avevo mai viste, della macchina completamente ribaltata su se stessa. E quindi, Pollock, quel quadro, quel Pali Blu, questa idea proprio della pittura che si fa colando il colore sulla tela e facendo della tela un campo di battaglia. Ecco, la tela non è più una finestra sul mondo, è un campo di battaglia dentro il quale l'artista realizza la sua opera, è una specie di previsione di tutto questo. Se poi calcoliamo, ecco le immagini, eccolo qua. Ecco, questo è il famoso famigerato Pali Blu, capolavoro che oggi è in Australia. E dunque, a questo punto è nato l'informale americano. Action painting, pittura di azione, dice Pollock stesso.
Nello stesso tempo, contemporaneamente, in Europa, un pittore francese di nome Jean Fautrier, se possibile andiamo sull'immagine seguente, si allontana da Parigi, perché viene bombardata, insomma è un momento terribile per Parigi, va in la sua casa in campagna e da lì, ecco, è l'immagine sotto, per favore alzare l'immagine. E da lì vede un campo di concentramento e vede, ecco, benissimo, benissimo, e ancora un po' di più, no, indietro per favore. Ed è proprio dal campo di concentramento che vede questa povera umanità e comincia a dipingere una serie di quadri, così, va bene così, che si chiamano otage, cioè ostaggi. E dove evidentemente insomma la figura umana perde dimensione, perde anche figuratività, non si riconosce più, proprio perché questa è non la rappresentazione di una forma, no? L'idea della forma umana è stata inventata qualche millennio prima, ma rappresenta la materia appunto di cui siamo fatti. Ecco, adesso io non vorrei che ci facessimo illusioni, la verità è che tutti noi abbiamo una forma, ma la nostra sostanza appunto è la materia, le cellule, insomma, il mucchietto di cellule del quale che ci dà appunto vita. E con questi colori poi raffinatissimi, questo sfondo viola, questi lividi, questi viola lividi, questa materia di fondo, appunto, densa, intensa e spessa, che fonda l'informale europeo. La parola informale nasce in Francia, en formel, e viene per la verità un po' impropriamente tradotta anche in italiano, informale, e diventa poi, si impossessa del mondo, insomma, per tutti gli anni 50, diventa la padrona del mondo. Noi italiani però non dobbiamo lamentarci, perché avanti per favore all'immagine seguente, perché abbiamo uno dei protagonisti nel mondo, avanti per favore, dell'arte informale, che è appunto Alberto Burri, che eccolo qua, che vediamo in questo momento, il quale realizza questi sacchi che ai tempi fecero, io ero un ragazzino, ma insomma quasi ancora mi ricordo, che fecero grande scandalo, perché Burri, questi quadri sono realizzati con sacchi, Burri è umbro, e c'è proprio questo, coi sacchi degli aiuti americani che arrivavano in Italia in quel momento, quindi c'è il senso appunto della povertà, c'è il senso dei sai francescani, insomma si sente con ecco, l'eco, e poi Burri è medico e quindi me l'ha detto lui stesso. Io poi ho scritto un libro su di lui, che era mio amico. Lì ha voluto dipingere una ferita ancora aperta, ecco, come una ferita di un intervento chirurgico, la ferita non suturata, e c'è il senso proprio, come dire, palpitante e doloroso in qualche modo, nell'eleganza però di una composizione perfetta e devota ai grandi principi dell'arte astratta. È uno dei protagonisti del mondo in questo senso Burri. L'informale poi ha avuto diversi capitoli nel corso della sua storia, perché poi c'è stato il capitolo della cosiddetta arte povera, che ha avuto, vedremo qualcosa in seguito, che ha avuto un rapporto speciale con la natura, proprio con le cose, ecco, della natura. Poi ha avuto un nuovo capitolo all'inizio degli anni 80 con un protagonista che è stato uno dei primi proprio nel mondo, si chiama Gianfranco Notar Giacomo, e ha avuto seguito anche in artisti più giovani con grande qualità anche e grande rispetto, appunto, artisti che vengono anche da una grande tecnica del passato, come per esempio Gaetano Grillo. Ecco, tanto per dirvene uno, e ancora in tempi più recenti con dei giovani, insomma, come Alessandro Musci o Leonardo Nava, insomma, artisti che sia in pittura che in scultura hanno sposato, insomma, questa causa della non rappresentatività, della poesia
semplice e assoluta, ecco, diciamo così, della forma, appunto, dell'informale. E questo appunto è il primo pilastro che sostiene, ecco, diciamo, l'arte dei nostri tempi. Andiamo avanti, per favore. Andiamo avanti, per favore. Riusciamo a mandare avanti l'immagine, quella seguente. Ah, ecco, io poi per ogni pilastro segnalo anche il protagonista vivente, ecco, diciamo, di questo momento. E per il pilastro dell'informale io segnalo come protagonista costui. Questo è Julian Schnabel, artista che sicuramente avete nell'orecchio, ma soprattutto forse più come regista che come pittore, perché come regista ha fatto dei film molto, molto belli, insomma, è anche molto per esempio è colui che ha fatto il film Basquiat, sul Basquiat, che è l'autore del dipinto che è in copertina del mio libro e che poi ha costato 92 milioni di dollari. E Schnabel è questo. Questo quadro lo esposi proprio io in una mostra nel 1980 intitolata Nuove immagini alla Triennale di Milano, e io in verità Schnabel l'avevo già conosciuto un paio d'anni prima, perché era arrivato a Milano con una sua compagna, insomma una modella bellissima, e lui lavorava in un ristorante, faceva poco più che il lavapiatti, e questo dipinto, questo quadro, quest'opera è fatta di piatti rotti, proprio ha una materia spessa 10 centimetri, fatta di piatti rotti, e secondo me proprio lui fece quest'opera, ne ha fatto una serie appunto dedicata ai piatti rotti, proprio in ricordo, in omaggio a quel suo passato milanese e in qualche modo anche alla nostra amicizia appunto degli anni precedenti. Questo è il pilastro dell'arte informale. Avanti, per favore. Poi c'è il pilastro, ecco, che sta comparendo, della pop art, celebre, celeberrima pop art. Allora, l'immagine, il quadro che vedete adesso in alto, ecco, questo è di un pittore inglese del quale sicuramente voi una cosa la conoscete. Ed è la copertina del disco il Sergeant Pepper Lonely Hearts Club Band, cioè il Sergente Pepper, ecco, dei Beatles, perché c'era una stretta affinità e una stretta convivenza, ecco, in quel momento fra i pittori appunto e la musica leggera, perché in quel momento lì ci fu la rivoluzione. E attenzione che la parola pop art fu inventata dagli inglesi, non dagli americani, perché poi tutto questo, soprattutto musica, ma anche pittura, sbarca a New York. E a New York è quello che accade, è incredibile, insomma, abbastanza incredibile e anche divertente. Io qualche mese fa mi è arrivato un libro che in copertina si vedeva, come si chiama il cantante, Elvis Presley, con scritto Andy Warhol. E io ho pensato, vabbè, il solito libro su Andy Warhol. Poi un giorno ho guardato bene e invece no, è un libro scritto da Andy Warhol, proprio intitolato Popism, cioè sulla nascita in quegli anni lì, quindi parliamo del 63, 64, 65, della nascita della pop art, appunto. In questa New York accadono Andy Warhol, lui stesso proprio racconta degli episodi straordinari, insomma, anche molto divertenti. Per esempio, una cosa è questa. Diciamo subito che i Beatles arrivano in America e occupano le prime due posizioni della classifica della vendita dei dischi, insomma della hit parade, e questo già per gli americani è l'America di Elvis Presley, appunto, è già uno shock quasi irreversibile. Ma insomma, per esempio, Andy Warhol racconta che l'intellettualità newyorkese, naturalmente no, orgogliosissima, in quegli anni lì non andava più a lezione di francese come faceva precedentemente, ma andava a lezione dagli inglesi per avere un po' di accento londinese e per dire noi veniamo da Londra. Quindi potete immaginare quale
sconvolgimento, ecco, anche sociale, tutto questo abbia prodotto. Insomma, fatto sta che qui nasce tutto quella cosa incredibile che ha occupato il mondo intero, che si chiama pop art, della quale il teorico, avanti per favore, della quale il teorico è il teorico più intelligente, il filosofo, ecco, diciamo così, avanti per favore, è appunto Andy Warhol, del quale io vi faccio vedere, vi mostro, no, indietro per favore, del quale io vi mostro l'opera, la famosa opera intitolata La Gioconda di Leonardo, e il titolo, irridente naturalmente, è 30 è meglio di una. Quindi, come dire, meglio 30 gioconde, ferma così, 30 gioconde che una sola. Ecco, e di Andy Warhol, insomma, si cita normalmente il libro dalla A alla Z, la filosofia di Andy Warhol, la cui filosofia è un affare, è la migliore opera d'arte. Quindi cinismo assoluto si sostiene. Ecco, questo però in verità non è, cioè nel libro è vero che è così, lo dice lui stesso, ma insomma ciò non corrisponde a quello che io, la conoscenza prolungata che io ho avuto di lui, che vi racconto rapidamente. Insomma, io nel 1975 ero a New York e chiedo a un'amica, si chiamava Martha Jackson, di procurarmi un appuntamento con Andy Warhol. Arrivo e c'era la Factory, cioè questo suo laboratorio, no, la sede, ecco, dove veniva creato tutto, era in Union Square ed era al terzo piano sopra la libreria Rizzoli. La libreria Rizzoli in New York era molto importante perché era un ricettacolo di mondanità, di incontri, eccetera. E la libreria Rizzoli in quei giorni, siamo a Natale, qui siamo a Natale nel mio racconto del 75, era piena dei libri di Pierpaolo Pasolini, che era stato ucciso il 2 di novembre, quindi un paio di mesi prima. Arrivo, proprio cerco di essere conciso al massimo, controllo anche l'ora, cerco di essere conciso al massimo insomma, arriva Warhol, il quale prima cosa mi fotografa, come dire, lei per me è questa fotina e nulla più, è una pellicola e nulla più. Poi ci mettiamo a parlare, la primo quarto d'ora è insignificante perché lui ci teneva a che il messaggio che veniva trasmesso fosse nulla, il nulla. Quindi io gli chiedo se ama la pittura italiana, lui guarda il suo assistente, dice di sì, insomma, banalità. E poi a un certo punto salta fuori, fatalmente, credo, data l'ubicazione, la parola Pasolini. E qui la scena cambia da così a così, perché Warhol è interessato, vuole sapere tutto, tutto, tutto. Io poi non sapevo nulla, sapevo quello che leggevo sui giornali. Ho poi saputo da Vincenzo Cerami che fra di loro c'era già stato un rapporto delle dediche, insomma, in passato. E io lì ho pensato: ma perché? E quello che mi pare di capire fu che il tema era le passioni, insomma, fino a che punto ognuno di noi è disposto a buttare sul tavolo delle passioni e insomma, la cosa è andata avanti per un paio d'ore. Alla fine un uomo gentilissimo mi ha accompagnato all'ascensore, mi ha detto: se lei ha bisogno di qualcosa a New York me lo dica. Io ho avuto bisogno di qualcosa perché dovevo incontrare una certa persona e lui me l'ha fatto incontrare, eccetera. Poi ho cominciato a vederlo in giro per il mondo. Una sera a Londra vedo che c'è la sua inaugurazione, arrivo, c'era la gente, ovviamente una folla, e chiedo di lui e mi dicono che è in bagno a rimettere perché l'assembramento, ecco, gli faceva paura, lo turbava. Un'altra volta a Colonia, insomma, eccetera, finché alla fine arriva a Milano proprio per dipingere l'omaggio all'ultima cena di Leonardo da Vinci. Io, ammaestrato dall'episodio di Londra, vado lì il giorno prima. E la cosa che mi colpisce molto è che lui mi fa un sacco di domande e mi chiede e vuole sapere non tanto di Leonardo, quanto proprio dell'ultima cena di Gesù Cristo.
E dunque, io ho sempre sostenuto che questa, insomma, secondo me, Warhol, teorico del nulla, aveva una spaventosa paura del nulla. Ecco. Insomma, fatto sta che invece, cioè, se, sostanzialmente venivo preso per pazzo, ecco, grosso modo, finché un paio di un mese fa è uscito una pagina su un giornale italiano che informava che sono usciti due libri in America, nei quali si rivela che Warhol era profondamente legato a temi religiosi. Lui veniva dalla Cecoslovacchia, quindi soprattutto dalla religione in chiave ortodossa, appunto, e quindi non era, cioè, questa teoria del nulla, sì, era una costruzione intellettuale, ma non corrispondeva alla realtà. Insomma, fatto sta che la sera dopo quello che vi ho raccontato, la mia amica Crizia, la stilista, organizza una cena. Lui arriva alle 10, mi sento le mani sulle spalle ed è lui che si siede. Non c'era posto nel mio tavolo, in un tavolo di fronte. Insomma, a un certo punto, ed è molto strano, perché a un certo punto della serata io non so perché, insomma, intanto la parrucca argentata gli era andata storta, ma non c'era niente di grottesco, c'era del tragico, insomma, in quell'immagine che io vedevo. E improvvisamente, insomma, mia moglie mi dice: non lo dire, ma io lo dico. Io ho visto, giuro, ho visto il teschio, insomma, l'ho visto morto. Ecco, fatto sta che, insomma, una settimana dopo il Corriere della Sera titolava "Morto Andy Warhol". E io sono amico di una signora che sta a Milano, che ai tempi era moglie di un mio amico, era una famosa, era una manken, come si diceva a quei tempi, e a New York era l'unica italiana entrata nel clan di Andy Warhol, la quale era a New York in quei giorni, e lei mi ha raccontato come sono andate le cose. Dice: si è sparsa la voce, Andy deve avere un piccolo intervento chirurgico. Lui gli avevano sparato, a lui avevano sparato nel 68, quindi era un fisico già, e lo avevano tirato fuori per i capelli proprio dalla morte, e quindi è molto fisico, molto debilitato. Insomma, lei mi diceva: sparsa la voce, piccolo intervento chirurgico, piccolo shock anafilattico, piccola morte. Insomma, la mia conclusione è questa, che viene curiosamente adesso confermata da queste pubblicazioni americane, che Pollock, che sosteneva di credere nel nulla, insomma, a Pollock il nulla faceva una paura terribile. Ecco, a Warhol, scusate, chiedo scusa, a Andy Warhol faceva una paura terribile. Avanti, per favore. E questo era il secondo pilastro. Avanti, avanti. E poi c'è il grande pilastro della figurazione, il cui più grande protagonista è Francis Bacon, che vedete in questo momento, il quale ha dipinto, a un certo punto ha fatto una serie di dipinti dedicati ai papi, ispirandosi a un famoso quadro dipinto di Velázquez che è a Roma, che è il ritratto di Innocenzo X. E se non che il papa di Velázquez è un papa sontuoso, sospettoso se vogliamo, ma insomma ricco di tutti i paramenti del suo potere. E invece il papa di Francis Bacon è disperato, perché, come vedete, è chiuso in una specie di gabbia per scimpanzé, o dietro una specie di teca di cristallo. Il volto è deformato proprio da un urlo. Ecco, un urlo. È un papa che è un urlo segregato nella strozza. Ecco, un papa che invoca qualcosa. Ora, io la faccio anche qui molto breve. È una vita che sogno di organizzare una mostra col tema l'urlo, partendo proprio dal 400, passando a Michelangelo, a Guido Reni, passando naturalmente dall'urlo di Munch, che non mi hanno mai prestato, ecco perché la mostra non è mai stata fatta, e arrivando all'urlo di Francis Bacon, proprio perché questo urlo è un'invocazione ed è una. Allude a una incapacità di comunicare, insomma, un'incapacità di essere capito da coloro che dovrebbero invece capire. Adesso io naturalmente non mi permetto di fare confronti con
realtà più vicine a noi, ma insomma capite che la difficoltà appunto di un pontefice a comunicare è un grande tema, insomma è un tema millenario, ecco, che Francis Bacon rappresenta con un vero ed elegantissimo oltretutto quanto a pittura capolavoro. Avanti per favore. E avanti, il più grande, e poi c'è un seguito, insomma, in questa figurazione, che nella quale sono molto importanti gli inglesi, gli artisti inglesi. Ecco, questo è un artista, è un erede in qualche modo, insomma, si chiama David Hockney, inglese, che a un certo punto si è trasferito in California. E questo è un quadro fatto di questa figurazione, ecco, è fatta di luce, è pura luce, luce sul cielo azzurro, luce sull'acqua della piscina, luce sullo spruzzo e noi non vediamo neanche la persona che si è tuffata in acqua in questo momento. Insomma, luce e David Hockney in qualche modo, che è ancora vivo, più che ottantenne, ancora vivo, è un erede, forse il vero erede di Matisse, appunto, nella generazione, che si avvicina, ecco, diciamo così, che si avvicina al nostro tempo. Avanti, per favore, questo era il terzo pilastro. Avanti. Ah no, l'erede, ecco, l'erede vivente. L'erede vivente è questo, secondo me, ed è un americano che si chiama Robert Longo, che io ho conosciuto proprio anche lui nel 79, quindi molti anni fa, ed era una delle voci promettenti, ecco, della pittura americana, e proprio perché ha questa semplificazione potente, questa potenza appunto immediata dell'immagine, una bandiera americana appunto su uno sfondo nero. Come dire, qui la pop art sembra entrarci, ma in realtà non c'entra, perché proprio il problema è quello della potenza stessa, appunto delle capacità figurali, figurative, appunto della pittura stessa. Avanti per favore. E andiamo così, ecco, e qui incominciamo a incontrare le avanguardie. Il quarto pilastro è quello diciamo così, dell'ambiente, dell'arte, dell'ambiente, ecco, proprio non solo dell'arte ambientale, ma dell'ambiente, proprio perché a un certo punto l'arte ha voluto uscire dai suoi confini bidimensionali per guadagnare, per occupare lo spazio. E qui il padre di tutto è proprio un artista italiano geniale che si chiama Lucio Fontana, del quale vediamo un particolare di un'opera estremamente complessa e importante nella sua semplicità. L'opera si chiama, è del 49, ripeto, cioè siamo 7 anni prima del primo Sputnik, cioè siamo lontanissimi da quel che si diceva, cioè la mancanza di gravità, lo spazio, eccetera, tutte cose delle quali non si parlava ancora. E l'opera consisteva in quello. La conosco bene perché fu fatta alla Galleria del Naviglio a Milano, ma io l'ho ricostruita, insomma, in una mostra intitolata appunto Europa America. Allora, fate conto che Fontana prende questo spazio, diciamo, di 7-8 metri per 3 o 4 metri, lo rende tutto nero, con delle pesanti tende nere anche all'ingresso, poi e quindi tutto buio, e delle luci di Wood illuminano verso l'alto, cioè delle luci di Wood vuol dire luci nere che non illuminano l'ambiente. Le luci nere puntano su questa forma informe, e torno alla parola, appunto, appesa al soffitto. E quello che era incredibile era che si scostava la tenda, si muoveva un passo e non si capiva se il passo dopo ci sarebbe stato il nulla, il vuoto, o invece insomma, qualcosa, insomma, si sarebbe obbedito alla forza di gravità. Ora capite che nel 1946, prima dello Sputnik, prima di tutto quello, tutta l'avventura spaziale che sarebbe venuta, tutti gli interrogativi sull'assenza di gravità no, verso la Luna e via dicendo. Insomma, Fontana aveva previsto, intuito tutto questo, aveva previsto e intuito la dimensione nella quale l'uomo sarebbe entrato
almeno un decennio dopo. Quindi genialità assoluta, soprattutto Fontana in questi anni è il fondatore di un movimento che si chiama Arte Nucleare, e quindi capite, c'era proprio questo interesse suo verso anche la drammaticità, ecco, e la novità appunto del presente, e Fontana insomma è il padre di tutto quello che è venuto. Andiamo avanti con una certa rapidità, Fontana, avanti per favore. Fontana è il padre e del minimalismo americano che vediamo in questo momento. L'immagine non spiega molto perché questa non è bidimensionale, ma esce nello spazio, è una specie di scultura che appoggia, cioè, e si vede, questo è Frank Stella, l'americano, e si vede la volontà appunto di uscire, di guadagnare la terza dimensione. Andiamo avanti. E in Italia, l'Italia qui avrà una sua importanza, l'Italia ha due versanti dell'arte, insomma il movimento dell'arte povera, due versanti, il versante romano e il versante torinese. Allora, il versante romano è questo. Allora, siamo nel 1969, febbraio, io a quel momento lì abitavo a Roma, e insomma già l'anno prima avevo visto una mostra di questo artista che si chiama Giannis Kunellis nella galleria con lo stesso nome, insomma dello stesso proprietario, diciamo così, che la mostra consisteva in un pappagallo, cioè c'era la volontà di portare la natura all'interno dei luoghi deputati della storia dell'arte. Poi quella galleria, si chiamava L'Attico, viene chiusa e Fabio Sargentini inaugura una nuova galleria fuori Porta Pinciana, e la galleria è un garage, ciò che sarà, in questo momento non esisteva questa cosa e verrà copiata addirittura anche dagli americani, e la galleria era un garage, e all'inaugurazione, questa inaugurazione qui appunto io c'ero, e non eravamo neanche tante persone per dire la verità, e la mostra consisteva in questo, insomma, che Kunellis aveva portato 12 cavalli all'interno della galleria. I cavalli di notte, cioè ancora una volta, l'arte che entra nella dimensione appunto della vita. Ai tempi tutto questo ovviamente aveva equivalenti nel teatro, per esempio, arte povera deriva, è fatta in parallelo col teatro povero di Grotowski, tanto per capirci. I cavalli venivano ricoverati lì nelle stalle di Piazza di Siena, e naturalmente facevano i loro bisogni lì dentro, quindi potete immaginarvi l'odore che c'era, ma c'era proprio questa volontà, ecco, di guadagnare la natura all'interno dell'opera d'arte. Questa è la versione romana. A Torino invece, cioè il gruppo dei torinesi, era un artista esemplare, è questo, che si chiama Giuseppe Penone, il quale allora mise una mano di ferro intorno a un arboscello, prevedendo che l'arboscello, la natura, cioè dopo un po' avrebbe ingoiato appunto l'elemento artificiale, ciò che puntualmente, come vedete, sta accadendo. Questa era diciamo, l'avanguardia, ecco, dello spazio, ecco, diciamo così, e della natura. Avanti, per favore. Dunque, chi è il protagonista vivente? È questo, è un grande artista inglese, della mia generazione, anche lui era nella mostra Nuova Immagine nel 1980, si chiama Anthony Gormley, e io mi ricordo benissimo quando fece quest'opera, perché disegnò, oggi è celeberrimo, è una star, insomma, l'anno scorso ha fatto due anni fa una mostra sui tetti di New York, adesso ha fatto appena una mostra alla Tate Gallery, insomma non sto a insistere. Disegnò quest'uomo che corre e poi disegnò questa ragnatela di forme all'intorno, e queste forme all'intorno significano l'energia che si espande. Ecco, l'energia che esce appunto al corpo umano, il suo tema, la sua ossessione è appunto quella del corpo umano. Scusatemi che controllo anche l'orario per stare nei tempi. Capite, l'idea, che è un'idea futurista, insomma, ab origine, che però lui traduce appunto in questa dimensione nuova, che è dimensione di corpo e di occupazione, ingombro, ecco, del corpo umano. Avanti, per favore.
Il successivo pilastro, ecco, è quello del corpo, appunto, del corpo e delle sofferenze del corpo. E qui la protagonista indiscussa è stata l'artista Marina Abramovic, che io ricordo proprio quando arrivò in Italia all'inizio degli anni 70. Marina Abramovic, e forse la sua opera esemplare, beh, intanto tutti, insomma, chi mi ascolta ricorderà che erano i tempi appunto del teatro povero di Grotowski, il teatro, insomma, la dimensione fisica, ecco, prodotta appunto nel teatro e nella danza, per esempio, fu molto importante la danza ai tempi. Allora, forse l'opera più importante storica di Marina Abramovic è questa, che avvenne a Kassel nel 1977. E io c'ero, anche io c'ero, cioè sì, quel pubblico, vedete, è saltata fuori questa foto, io non potevo supporre, lì fra quel centinaio di persone c'ero anch'io. Perché nel pomeriggio si era sparsa la voce, la Abramovic, che non era mica la star di oggi, era una promettente artista serba arrivata in Italia. Fa una cosa in un posto, insomma, e la cosa era questa: lei è entrata, spalla, e si è messa spalla a spalla con il suo compagno, insomma, dei tempi, si chiamava Ulay, e di fronte c'erano due colonne che vedete, e poi i due partivano e davano delle panciate contro le colonne. Le colonne dovevano scorrere su un cursore in alto. Se non che dopo tre o quattro panciate, quella di Marina Abramovic si blocca. Però lei non molla, lei insiste, si intestardisce, insomma, va avanti e lui sparisce e lei dà un'ulteriore panciata e sai, qui va avanti, insomma, e si vede, la pancia che diventa prima viola, poi rossa, poi la pelle si rompe, poi il sangue, insomma, alla fine lei praticamente era svenuta. E io l'ho molto ammirata quella sera lì, perché c'era una volontà, ecco, di arrivare in fondo, di fare il lavoro, di portare a termine il lavoro assoluta, come poi si è dimostrato nei, cos'è, 40-50 anni seguenti. E perché questo? Ma proprio per mettere a confronto, per far vedere, insomma, le interazioni fra l'anima e il corpo, appunto, fra l'anima e il corpo. L'anima che la spingeva appunto a spostare quella colonna, il corpo che non poteva, che non era certo più forte di una colonna che non si muoveva, insomma, ecco. Andiamo avanti e arriviamo al penultimo pilastro, che è quello dell'arte astratta. Voi capite, qui fra arte figurativa, arte astratta, eccetera, c'è stata storicamente una battaglia infernale, ma insomma, vabbè, poi ne parliamo. E questa opera è di un grande artista italiano che si chiama Mauro Staccioli e fu fatta all'interno della rotonda di Via Besana a Milano. La rotonda di Via Besana ha una cupoletta, era un cimitero in realtà, ha una cupoletta e Staccioli ha concepito questa specie di semicerchio, però a punta, che penetra, ecco, all'interno della cupola stessa. Quindi c'è qualcosa. Qualcosa ha a che fare quest'opera con le strutture primarie, cioè col minimalismo americano, però con quella punta, cioè con un senso della, come dire, della crudeltà, ecco, che è proprio squisita. Lui poi Mauro Staccioli era l'uomo più dolce di questo mondo, ma insomma il senso della crudeltà che appartiene alla cultura europea. Insomma, ha voluto, me ce l'ha messa, ce l'ha sempre messa in tutte le sue opere, Mauro Staccioli, questa dimensione. E avanti per favore, vi faccio vedere un altro protagonista, anche questo, ecco, star internazionale, che si chiama Anish Kapoor, cioè è un inglese ma di nascita indiana, quindi molto legato anche alla filosofia indiana, adesso non sto a precisare quale, eccetera. E il problema di Anish Kapoor
che ha ereditato la grande tradizione astratta dell'arte europea, però il suo tema di fondo è il vuoto, cioè l'esatto contrario di quello che voleva un altro scultore grande, il più grande, cioè Michelangelo. Michelangelo, il tema di Michelangelo era la forma all'interno del blocco di marmo. Michelangelo diceva: lì dentro nel blocco di marmo c'è la figura, io la devo tirare fuori. Il tema di Kapoor è il contrario, e lui dice: cosa accade quando le cellule si interrompono, cioè appunto quando c'è il vuoto? E naturalmente a questi fini è molto il riferimento, insomma, nella fattispecie, è al vuoto vaginale, in fondo al quale si vede l'uovo, appunto, che genera la vita. Cioè la vita nasce nel vuoto, è il vuoto all'interno del vuoto che si genera la vita. Quindi un tema molto orientale in realtà, insomma, di questo, che è uno dei grandi, dei protagonisti dell'arte del mondo attuale. Avanti, per favore. E l'ultimo avanti, e l'ultimo pilastro, ecco, qui ho dato un'indicazione temporale, cioè gli anni 80, perché gli anni 80 sono stati molto importanti, in un senso, prima di tutto, nel senso che hanno rotto gli argini, hanno abbattuto gli steccati, gli storici steccati. Ripeto, il primo e più, come dire, leggendario è quello fra arte figurativa e arte astratta, per la quale, cioè, non è cosa da prendere tanto sul ridere, perché su questo tema, arte figurativa, arte astratta, a un certo punto è intervenuto Togliatti, niente meno, sulla prima pagina dell'Unità, qui per squalificare l'arte astratta, appunto. Quindi non è uno scherzetto, ma già la mia generazione di questi steccati se ne infischiava, insomma, a noi non è importato nulla, per la stima, quando avevamo stima di qualcuno non aveva alcuna importanza che fosse figurativo o che fosse astratto. Ecco, per dire, io prima ho citato Gaetano Grillo, fra un po' vediamo invece un italiano assolutamente figurativo, ma per me sono due eccellenti artisti entrambi. Ecco, allora, per cominciare io vi faccio vedere in questa caduta degli steccati, per tutto il celeberrimo Keith Haring, che vedete. Keith Haring era quella sera, qui sta dipingendo il negozio di Fiorucci a Milano, in piazza, non mi viene il nome della piazza, figuratevi, è la più San Babila, niente meno che piazza San Babila, figuratevi. E quella sera lì siamo andati prima a cena insieme alla Locanda Solferino, proprio per essere precisi, poi siamo andati lì, una grande radio, un amico, e lui ha cominciato a dipingere, è andato avanti tutta notte, e da me, con me, voleva parlare d'arte. Quindi quando si dice i nuovi selvaggi, figuratevi, Keith Haring era un ragazzo educatissimo, civilissimo, simpaticissimo, che è quella, fu la sera nella quale mi disse, dice: io ho vissuto gli anni della libertà sessuale a New York, se non muoio di AIDS io, non muore di AIDS a nessuno. Infatti qui era l'84, puntualmente 6 anni dopo se n'è andato, l'AIDS appunto se l'è portato via. E Keith Haring aveva questa facilità strepitosa, questa produzione, ecco, ininterrotta, appunto, di immagini. Avanti, per favore. E proprio per farvi vedere anche la ricchezza, ecco, di questa l'apertura a ventaglio di questi anni 80, vi faccio vedere, questo è Omar Galliani, il quale rivaleggia oggi, poi soprattutto rivaleggia con Raffaello, cioè doti straordinarie, insomma, di disegnatore fin dall'infanzia, si può dire. E questo dipinto è dell'83, si intitola Gli Amanti, ed è lui che la rapisce, appunto, come Ganimede, appunto, verso il cielo. E gli anni 80 sono stati anche questi, una straordinaria nuova scommessa, appunto, con la figurazione, con la volontà di figurare, con,
con la pittura stessa, ecco, si è tornati. No, avete sentito i capitoli delle avanguardie nelle quali la pittura era di fatto scomparsa. Ecco, in questi anni Ottanta c'è stata proprio una volontà di scommettere sulla continuità, sulle leggi, ecco, proprio intrinseche, sulla natura stessa della pittura. Omar Galliani, avanti per favore, e avanti. Ecco, e adesso io vi mostro quello che probabilmente è il più grande artista della mia generazione. Si chiama Anselm Kiefer, è un tedesco, e guardate, io e lui siamo nati a 8 ore di distanza, lui la sera dell'8 marzo, io all'alba del 9 marzo di un certo anno, e lo dico questo perché, insomma, anche per un po' di orgoglio di generazione, voglio dire, secondo me Kiefer alla fine può essere considerato uno dei grandi artisti dell'intero XX secolo. Insomma, mi fa piacere che anche la mia generazione ci stia dentro. Ecco. E questa opera è al... Kiefer è sia pittore che scultore. Quest'opera è all'Hangar Bicocca di Milano e si chiama Eccolo, Alessandro, aprire le orecchie. Quest'opera si intitola I Sette Palazzi Celesti. I Sette Palazzi Celesti, quindi i numeri, come si vede, tornano. E non è certo un caso che si chiamino I Sette Palazzi Celesti, perché è un'opera ispirata a antiche teologie delle quali appunto Kiefer è studioso, e non crediate che sia un'opera piccola questa, quelle torri lì sono alte 22 metri, quindi anche imponente ed è anche sconvolgente come immagine. Insomma, c'è proprio questa volontà. Adesso non ho tempo di entrare nei dettagli, ma insomma le torri alludono alla volontà di andare verso il cielo, di toccare il cielo, di avvicinarsi a Dio, insomma, il che dimostra appunto le ambizioni, si parva licet appunto anche della mia generazione. Insomma, questo è quello che ho vissuto, che abbiamo vissuto in questi anni, queste sono le radici del contemporaneo. Io poi faccio anche, andiamo avanti, ultimissima immagine che vi faccio vedere è di una scommessa, ecco, che io faccio sull'arte del futuro. Questa è una artista fiamminga, si chiama Berlinde von Brueckere, la quale entra in questa dimensione. Vedete, qui nasce questa figura, che è una figura maschile, che progressivamente perde le forme e diventa qualche cos'altro. Cioè si entra nella dimensione fondamentale, in una dimensione fondamentale dell'arte occidentale, che è la metamorfosi, la metamorfosi di Ovidio, la metamorfosi di Kafka, la che volete, è il tema che sarà del futuro, con tutte le genetiche, no, nella dimensione del robot, ma lo stesso, guardate, lo stesso film Blade Runner, il protagonista, insomma, il vero poeta, è un robot, non è in realtà un essere umano. Insomma, è tutto questo, è ciò che è la dimensione, insomma, appunto, a cui ci ha portato l'arte. Tutto questo con le sue radici abbiamo vissuto e tutto questo ci ha fatto fare naturalmente molte fatiche e non so quanti biglietti d'aereo, proprio quello non sono in grado di dirlo, ma ci ha anche portato parecchia felicità. Grazie, io ho finito. Grazie, grazie. Grazie Flavio, è stato veramente affascinante, a me il testo è piaciuto. I Sette Palazzi Celesti, hai sentito? Sì, ma mi sono piaciuti i Sette Palazzi Celesti. Poi quando ho letto il libro sono rimasto travolto dall'informale, dal concetto di forma. Caos. Ordinato, sì, di caos ricordo ordinato. Ricordo addirittura alcuni gruppi musicali degli anni 60, tipo i King Crimson, che avevano fatto un genere musicale di destrutturazione della forma, no? Partivano da assolutamente sì, certo. E poi lo distrutturavano. Sulla forma c'è tutta una letteratura da Pirandello
in poi, insomma, quel tema dell'informale per me è veramente affascinante. Volevo aggiungere che noi sull'ultima rivista della scientifica della nostra università abbiamo trattato il nulla, e anche tu, ho visto con Andy Warhol, che hai proposto il concetto di nulla, che è diverso dal concetto di vuoto. Sì. È un po' come se il nulla assorbisse la vita, invece, come tu ci hai detto benissimo, dal vuoto si genera la vita, no? Perché è un vuoto uterino, come tu lo hai ben descritto. E alla fine mi hai gratificato con i 7 palazzi celestiali. Cioè, l'idea, però un po' l'idea non era solo di raggiungere Dio, ma anche di chiedere a Dio di scendere sulla terra. Certo. Ricordo che sulla torre di Babele c'era sempre un letto con della frutta per chiedere al Dio: scendi e vieni con noi. In qualche modo c'è un punto di congiunzione fra l'umano che governa la terra e il Dio che governa i cieli. Quindi, come vedi, questo tuo libro apre una infinita possibilità di discussione su molti argomenti filosofici. Adesso non so se Simone e Marco vogliono aggiungere qualche cosa. Sì, Marco, tocca a te. Sì, sono commosso di essere stato capito così bene. Ecco, sono commosso. Grazie, sì. Grazie. Ma il tuo libro è chiaro, non è che sono io. Sono... Sì. No, posso aggiungere solo una piccola cosa, che in quegli anni lì tu citavi quel gruppo che hai citato, ma in quegli anni lì, sai che vuoi, i Beatles prevedevano la pop art in qualche modo, ma i Rolling Stones erano eredità informale, cioè no, quando cantavano I can't get no satisfaction, cioè si entrava in un mondo esattamente informale. Ecco. Esattamente. Sì, Marco forse vuole aggiungere poi. Sì, io scusate, sono stato rapito dalla bellezza di questi felini, questi animaletti, queste tigri domestiche che ci circondano, ma naturalmente, ecco, rispetto alla numerologia, qua mi chiamano, mi chiedono coccole, eccetera, ma a proposito di numerologia, gli anni 80, quindi Besana 80, Milano 80, tutte mostre importantissime che hanno segnato un'epoca. E poi Magico Primario 82. Sì. Che cosa sono state, che cosa indicano, insomma, un termometro del tempo? C'è una... Sì, sì. Certamente è curioso, ma indicano anche un decennio bollente, insomma, perché insomma la mia generazione, noi siamo i ragazzi degli anni 60, no? Quello che dice, i gruppi erano quelli, la nostra cultura era quella, eccetera. Ma negli anni 80 abbiamo vissuto la nostra prima maturità, è stato un momento in cui tutto è sembrato possibile, diciamo così, fra virgolette. Ecco, e allora, Besana 80, beh, lì fu l'intelligenza dell'allora sindaco di Milano, Tognoli, che ebbe il coraggio di dedicare questo spazio, che poi abbiamo visto prima con l'opera di Staccioli, alla arte di oggi, cosa che naturalmente poi creò polemiche, eccetera, eccetera. Magico Primario, no? Magico Primario fu il mio tentativo, ecco, di dare un'interpretazione a quello che accadeva in quegli anni, a quello che accadeva, cioè a questa volontà proprio di confrontarsi con la pittura, con la scultura, con la pratica, ecco, dell'arte. E perché? Se parliamo d'arte, parliamo o non parliamo di una magia? Se non c'è la magia, non c'è arte. Se c'è arte, c'è una magia nell'aria, punto uno. Primario, ecco, perché poi parliamo di qualcosa che viene prima di tutto, che è primaria, e da un certo momento in poi l'uomo che ha disegnato, la donna che ha disegnato, forse erano le femmine che lo facevano, i bisonti là nella grotta, obbediva a un bisogno primario, che è appunto quello di figurare, è una delle cose fondamentali della vita. Quindi magia e primarietà, ecco, voglio dire, no? Se si tengono staccate le parole, un conto, se si uniscono, io mi sento come quel ragazzino napoletano che diceva, ma io che stavo dicendo? Tutto. Ecco questo. Grazie. Simone, allora passo la parola. Sì,
Ecco, anche io avevo apprezzato molto il testo che ho trovato molto interessante, ma ecco, ricollegandomi a quella, la tua riflessione che hai fatto prima su questi artisti morti intorno agli anni, ecco, a 36-37 anni, ecco, io non posso non ricordare Modigliani, che ecco, è un nome che a me piace moltissimo e che è ecco, morto anche lui a quell'età lì. E volevo chiederti se secondo te Flavio potesse essere ecco, in qualche maniera ricondotto a uno dei sette pilastri. Che sono ecco, descritti mirabilmente nel tuo libro, quindi ecco, se poteva in qualche maniera essere inserito anche lui in uno di questi sette pilastri. Certo. Allora, no, beh, Modigliani, che io amo molto, fra l'altro, è sicuramente uno dei padri, prendiamo il pilastro della figurazione, no? È quello che passa attraverso Bacon, passa certamente attraverso Modigliani, perché proprio c'è il senso di una forma che diventa moderna senza rinunciare alle proprie prerogative e alla propria scommessa. Modigliani non era amico di Picasso, non voleva seguire, erano lì fianco a fianco, si vedevano tutti i giorni, insomma, per strada, ma non voleva seguire quella certa strada, e così come non l'ha voluta seguire Francis Bacon. Quindi quella è proprio una specie di autostrada maestra, ecco, diciamo, della scommessa con la figurazione, nella quale possiamo passare proprio anche attraverso Galliani, che abbiamo visto prima, e Bushi, che ho citato precedentemente, che arriva fino a noi. Su questo non c'è dubbio. Quanto poi al mio libro 37, Il mistero del genio adolescente, che io naturalmente, al quale sono legatissimo, naturalmente, che uscì nel 96, quindi tanti anni fa. Ecco, io lì ho avuto due cocenti delusioni proprio per colpa di Modigliani e di Caravaggio. Perché? Caravaggio, avevo già fatto la punta alla matita per scrivere La vita di Caravaggio, proprio in quei giorni salta fuori che era nato 2 anni prima, cioè era morto a 39 anni, quindi non ho potuto scrivere il racconto. Quanto a Modigliani, avevo rifatto la punta alla matita, ma Modigliani è morto prima. È morto a 34 anni, insomma, non è arrivato alla soglia famigerata. E anche lì non ho potuto scrivere il racconto. Ci immagino, io di Modigliani volevo raccontare non solo la sua morte, ma volevo raccontare la notte, sempre che lui muore, e la notte seguente la sua donna incinta torna a casa dei genitori di lei e si butta dalla finestra. Ed è rimasto lì il corpo, due corpi, cioè lei incinta, due corpi sul selciato, finché non è arrivato un carretto che le ha portate in un'alba livida parigina, le ha portate via su un carretto. Io lo volevo scrivere a tutti i costi, stagora, ma però mi rendevo conto che se scrivevo di Caravaggio, eccetera, dicevano, beh, insomma, 37 più o meno, ecco, il sottotitolo doveva essere più o meno. Ecco. Comunque, Modigliani, siamo d'accordo su quel che abbiamo detto. Ecco, certo. No, se è possibile, volevo aggiungere, fare io una domanda Sì. parlando della mia incompetenza. Ma noi, secondo te, Flavio, possiamo sostenere che l'arte contemporanea, cioè la base su cui poggiano questi sette pilastri, è l'assenza di trascendenza nell'opera d'arte? Cioè, Ma come si ecco. può. Beh, insomma, io ci andrei piano, bisogna, sono parole, è troppo delicato tutto questo, perché come vedi nel caso di Warhol, sai, Warhol l'ha teorizzato, dice il nulla, la verità è il nulla, è un buon affare, la migliore opera d'arte. Poi in realtà si scopre, e poi è quello che ho verificato anch'io, che era molto dubbia la cosa. Quindi, sai, il conto è talmente profondo, cioè, veramente, questa è la domanda che incontra il mistero. Ecco, su questa domanda si sbatte la testa sul mistero, e quindi non si può rispondere, ecco, a mio avviso, a questa domanda. Oh, poi volevo indicare a tutti quanti che il logo del centro di ricerca che io dirigo è un quadro di Pulini in Ardesia, che è il Davide Golia, di Pulini. Pulini. Ma Pulini è un mio amico. Pulini di Cesena.
Sì, Ma è un mio lui ha amico. fatto ed è È un il mio logo del amico. nostro centro di ricerca. Ma era assessore a Rimini. Ah, sì, non lo No, sapevo cioè, questo. mi state sparando una domanda che io non prevedevo. Ma è un mio amico. È da tempo che non lo vedo, non lo incontro, ma è un mio amico. Ho anche un suo piccolo quadro. Sì, certo. No, qual è la domanda? Di chi No, parlo? no, io volevo solo Ah, indicare che il precisare. logo del nostro centro di ricerca era comunque un quadro di arte moderna, questo Davide Golia, perché fatto da Gurini e che noi utilizziamo ormai da tanti anni perché il presidente del nostro centro, cioè il senatore Calvi, lo ha comprato. Il senatore Calvi è un collezionista di opere d'arte moderna e quindi ha comprato questo quadro e noi lo abbiamo utilizzato come logo. Volevo solo indicarlo. No, dico, è anche Bene. questa del collezionismo. È una grande cosa, perché anche qui non bisogna essere superficiali, non è che uno colleziona arte per speculare, figuriamoci, chi mai lo fa. Poi magari c'è chi si è ritrovato una fortuna. Lo si compra per amore, lo si compra per Esatto. amore, perché per proiezione, ecco, per proiezione in quello che si vede. Quindi è cosa sana, ecco, non insana, non insana. Va bene, se ci sono altre domande da Marco e da Simone. Grazie Alessandro. Io guarda, lascio se ci sono, non so, forse il pubblico scrive qualche cosa. Comunque lascio a voi assolutamente questi ultimi minuti perché è preziosi. E io ne avrei infinite, ma insomma, adesso spenti i microfoni, poi mi asserraglio qua e insomma darò la così. C'è qualcosa di arrivato qualcosa di scritto da qualche parte, magari? No, no, però io allora aggiungo altre cose perché avendo la fortuna di avere Flavio non lo lascio andare fino all'ultimo minuto, sfrutterò queste cose. Uno dei due quadri che io spesso rappresento proprio per indicare quanto le forti emozioni destrutturano la forma sono in qualche modo il bacio di Klimt e Mamma che piange il bambino morto di Guernica di Di Picasso. Picasso. La parte superiore in tutti e due i quadri c'è una forma, no? La mamma, il bambino. La parte posteriore di tutti e due i quadri, il bacio di Clint, non c'è più il corpo, ci sono soltanto i colori per il bacio e soltanto colori molto forti, molto, molto duri per quanto riguarda il dolore della mamma che piange il bambino morto di Picasso. Se mettiamo un telo nero sulla parte superiore, non riusciamo più a distinguere nessuna forma in nessuno dei tuoi due quadri. Per me, questa rappresenta questi due quadri, questi due Picasso non è tutto il quadro, soltanto un pezzetto di Guernica. Comunque, queste due rappresentazioni mostrano quanto le emozioni forti destrutturano la forma, l'amore, il bacio di Clint e il dolore più radicale che quella mamma che perde il bambino per il Ma bombardamento. mi fa molto piacere perché tu capisco che tu hai delle debolezze informali che ho anch'io, c'è poco da fare perché l'informale va sempre nell'indicibile, ecco, in qualcosa che non è arginabile. Allora, comunque, sono due cose molto diverse. Beh, il bacio, figuriamoci, parliamo del bacio di Klimt, non ho Sì. capito, parliamo Il del bacio. bacio. Sì, bacio e comunque tutti i capolavori di quel giro di anni lì. Beh, Klimt è un grandissimo artista che io amo moltissimo perché, beh, intanto perché la chiave di Klimt e anche di quel quadro lì è che è stato Ravenna proprio. Prima di entrare in collegamento ti stavo dicendo che io sono nato a Ravenna e che le prime cose che io ho visto proprio ero un bimbetto mi portavano a vedere i mosaici di San Vitale, di Galla Placidi e via dicendo. E quando Klimt andò a Ravenna è lì che ha preso quella tecnica musiva, si dice, cioè a tessere, insomma, di colore steso a tessere, che appunto talora sfocia nell'informe, l'ha presa appunto a Ravenna, ne ha avuto una grandissima emozione, insomma, Klimt a quel punto. Quindi Klimt. Oh, quanto a Picasso,
Allora, devi sapere che in realtà all'inizio io non potevo dirlo perché era lungo il discorso. Questo libro comincia esattamente da dove è finito il mio libro precedente, intitolato Elogio della modernità. Il mio libro precedente è finito esattamente a Con Guernica di Picasso, che è del 1937. E quello che è straordinario è che io vidi, insomma, 1937 è un prodigio quello che ha fatto Picasso ed è un prodigio fatto in pochissimo tempo perché ha cominciato, mi pare, a febbraio e già a giugno era esposto nel padiglione spagnolo, allora c'era la Repubblica in Spagna, a Parigi, appunto, dell'Expo di Parigi. E proprio nel libro precedente, Elogio della Modernità, finivo dicendo, pubblicando una cartolina nella quale si vedevano le porte di quell'esposizione universale, nella quale che erano il cui tema era la comunicazione, che erano la Germania di Hitler e la Russia di Stalin. Il clima era quello nel 37, se non che lì dentro, all'interno del padiglione spagnolo, c'era Guernica, capolavoro indimenticabile, che io ho visto. Per la prima volta, io l'ho visto per la prima volta a New York, perché era a New York, poi è stato portato a Madrid, è spostato un'altra volta poi a Madrid. E io in quel libro tento di spiegare, perché alla fine secco secco, perché Guernica è un capolavoro, è il quadro del XX secolo, perché? E tento di spiegarlo. Allora, le motivazioni che do sono tre. Primo, perché è una specie di grande epopea, fatto in tre colori, bianco, grigio e nero. Una grande epopea, come un film muto delle origini. Adesso io non voglio stimolare la battuta, ma proprio come la corazzata Potëmkin, insomma, i primi grandi film in bianco e nero dei tempi. Punto uno. Due, per la potenza simbolica che ha questo quadro, ed ecco la forza, appunto, pochi ma definitivi simboli primari, proprio primari, e che sono no, alla fine la luce che si accende, la spada rotta, il guerriero ferito, il toro, ovviamente il toro, no, che è la Spagna stessa, e la madre col bambino. È uno dei Cioè, è straordinario proprio perché nella sua immediatezza è un simbolo di una potenza incredibile. Esatto. Il punto 3 è proprio quello che fa di questo quadro una arringa, una gigantesca arringa, è diventato immediatamente una gigantesca arringa in cui tutto il mondo ha dovuto. Cioè, guardate che io ho conosciuto i pittori della generazione che mi precede. Nel 47, 46, 47, così fino al 48, diciamo, tutti hanno dovuto misurarsi con quella scomposizione della forma che Picasso recupera appunto in Guernica. E con la forza comunicativa, vedo che anche lì ci sono degli animali, con la forza comunicativa appunto di Guernica. C'è cioè una straordinaria forza retorica, se volete, anche retorica, proprio perché però fondata su motivazioni come delle spade, insomma, sono come delle spade. E la madre col bambino che appunto può sconfinare, beh, i tre colori, no? Bianco, grigio e nero, che può sconfinare nel non I colori colore. mondiali, Esatto, appunto, ecco, infatti, colori che quella è sono la estremi. grandezza e quella è la fine, cioè, almeno io così ho diviso le cose, diciamo, lì finisce il moderno e con questa qui comincia quell'altra cosa che, diciamo, definiamo a noi contemporaneo, ecco, a noi contemporaneo. Bene, Bene, benissimo, benissimo, bellissima bellissima trasmissione, vi trasmissione, ringrazio ringrazio per per avercela avercela regalata. regalata. Sì, c'è Sì, qualche c'è qualche ritorno, ritorno che chiudete, chiudete. faccio io. Ecco, vi ringrazio per avercela regalata questa bellissima trasmissione. Adesso, volendo essere in sintonia, dovremmo farne sette in realtà di queste trasmissioni.
perché così saremmo coerenti con le cose che abbiamo detto. Ma vabbè, insomma, qualsiasi altra volta vorrei tornare, vorrete tornare, lo spazio è sempre disponibile ed aperto. Questo webinar seguirà i circuiti che segue tradizionalmente, domani verrà distribuito tramite università e tramite i nostri canali su più social network, e poi vedremo a fine settimana. Ho visto già oggi molte persone hanno partecipato, lo hanno ascoltato, vedremo a fine settimana che numero raggiungeremo. Ringrazio Flavio per questa bellissima lezione. Comprate il libro perché è veramente bello, anche i profani come me sulle di opera d'arte possono seguire l'avvento della modernità, lo ripeto, anche il passato, il presente, il futuro, passando dentro un percorso di opere d'arte su 7 pilastri fondamentali, che sono 7 pilastri cognitivi per il futuro di tutti quanti noi. Grazie per esserci stati. Spero alla presto. Prossima. Grazie. Grazie Alessandro. Grazie Alessandro, a presto. Ciao.